Allora, siamo sempre con i nostri ospiti, entriamo nello specifico nel mondo delle cooperative a vedere cosa vuol dire, poi tradotto la sicurezza, tradotto la garanzia di lavorare nel modo anche migliore. Voi cercate di farlo in modo che sia, giustamente diceva la dottoressa Vettorato, i giovani devono essere anche attratti a entrare in questo mondo, a fare anche impresa, quindi diamogli delle basi. Un attimo solo che leggo un messaggio, ho un'azienda meccanica con 18 dipendenti e dovrei fare della formazione per statuto e vorrei capire se voi fate formazione su corsi specifici da me prodotti. Allora, Sì, sì, rispondo certo. direttamente. Allora, assolutamente noi come ente di formazione, come specificavo prima, oltre a tutta una serie di percorsi e di tematiche trasversali, da sempre organizziamo anche corsi di formazione per rispondere alla normativa obbligatoria in ambito sicurezza che fa riferimento al decreto legislativo 81 del 2008, quello che è il famoso testo unico sulla sicurezza che Era il ha 626, sostituito la 626, 626. assolutamente. Per cui la risposta è sì, organizziamo corsi di formazione, ma il telespettatore tocca un tema molto importante che è quello della possibilità di personalizzare i corsi di Che formazione. quello che io fuori onda volevo dirlo, bisogna questo, cioè Assolutamente. coniugarlo a seconda della realtà, perché altrimenti un corso neutro, non desta neanche l'attenzione dei lavoratori. Questo sarebbe davvero l'ideale. Allora, la normativa impone determinati corsi di formazione, per cui non li sto ad elencare tutti, anche perché alla maggior parte di noi, soprattutto delle aziende, sono ben conosciute, perché un'azienda non può continuare a lavorare se non rispetta la normativa della sicurezza e il primo controllo che fanno gli ispettori SPISAL, oltre che sul tema delle attrezzature, dei macchinari e che tutto sia in regola, che ci sia un documento di valutazione dei rischi, lo SPISAL va anche a vedere che sia garantita a tutti i lavoratori, indistintamente dai vertici all'ultimo dei lavoratori, la formazione obbligatoria per i lavoratori, per gli addetti al primo soccorso, all'antincendio, ai preposti. La nuova normativa, tra l'altro, che è di recente emanazione, fa un focus ancora più importante sulla figura del preposto, che ha proprio un obbligo e un compito importante di supervisione rispetto ai lavoratori. Il preposto è la figura che coordina ed è responsabile del suo gruppo, il capo reparto, il capogruppo, che quindi ha una, ripeto, un obbligo e una funzione di supervisione e di controllo e può intervenire anche bloccando l'attività lavorativa nel momento in cui si accorge che non sono rispettate da parte dei suoi colleghi le normative in ambito sicurezza. E quindi anche il preposto ha una sua formazione specifica e particolare che va rispettata. Il telespettatore sottolineava l'importanza di organizzare corsi anche da me prodotti, diceva. Sarebbe ancora più sarebbe preferibile addirittura che proprio questi corsi, oltre che a rispettare la normativa, quindi trattare i temi che per legge sono elencati all'interno degli articoli precisi di legge, ci fosse proprio la possibilità di una maggiore collaborazione con i datori di lavoro per fare in modo che i docenti, i formatori che hanno delle competenze non solo di contenuto, ma anche proprio di metodologia didattica, che costruissero e coprogettassero insieme ai datori di lavoro o agli RSPP delle strutture. Gli RSPP sono i responsabili del servizio prevenzione e protezione che devono esserci proprio in ogni azienda e collaborassero proprio per la coprogettazione di percorsi formativi. E per cui la risposta è sì, lo facciamo e non ci vengono spesso richieste, noi stimoliamo le imprese anche a personalizzare i corsi di formazione perché siano più specifici possibili rispetto alle tematiche e alle attività svolte dalle imprese e ultimamente anche per favorire la possibilità di arrivare a un maggior numero di lavoratori, organizziamo anche molti corsi online e anche registrandoli, per cui andando proprio in sede lavorativa con una troupe, proprio che ha tutte le caratteristiche di una troupe televisiva, proprio per registrare i corsi di formazione e divulgare il più possibile questi corsi a tutti i lavoratori, soprattutto laddove anche sono ulteriori rispetto all'obbligatorietà, quindi il datore di lavoro che decide di fare una formazione ulteriore rispetto a quello che la normativa prevede, e davvero questo diventa un materiale che consente di raggiungere tutti i lavoratori anche
a distanza. Esatto, quindi modalità a distanza che è importantissimo, e poi ad hoc, studio ad hoc specifico per la tipologia di azienda, un'altra cosa molto importante. Un altro messaggio: ci sono dei fondi regionali a cui attingere per fare formazione interna all'azienda, e come fare, Gianni, imprenditore padovano? Allora, assolutamente sì, ci sono fondi sia regionali sia nazionali che consentono alle imprese di avere dei finanziamenti per la formazione. E in ambito sicurezza è un po' meno, è un po' più difficile ottenere dei finanziamenti, perché la formazione in ambito sicurezza viene considerata un obbligo di legge, per cui si dà per scontato che ci sia un forte investimento da parte del datore di lavoro sul garantire la sicurezza obbligatoria di tutti i lavoratori. E anche se attraverso i fondi interprofessionali che ogni azienda può attivare, ce ne sono tanti di fondi interprofessionali, i più conosciuti sono fondi impresa, Foncop per esempio è il fondo specifico per il mondo cooperativo, esiste Forte, ne esistono fondi dirigenti, ci sono tantissimi fondi interprofessionali che consentono anche, questa è un po' un'eccezione, di finanziare in parte anche la formazione in ambito sicurezza. Per quanto riguarda invece tutte le altre tematiche trasversali, dalle risorse umane, l'informatica, qualsiasi tipo di formazione anche specifica, esistono fondi, i fondi sociali europei, quindi la programmazione a livello europeo che poi viene declinata dalle singole regioni, e la regione Veneto insomma è sicuramente in primo piano rispetto anche alla programmazione di bandi che vanno a finanziare e a sostenere la formazione di imprenditori e di lavoratori. E poi esiste anche la possibilità di attingere a dei fondi di finanziamenti messi a disposizione da INAIL, per esempio. Stavo pensando proprio all'INAIL, perché effettivamente ha la disponibilità specifica. Lascia lei la parola, scusi. Sì, INAIL e anche lo SPISAL. L'INAIL sappiamo che è l'istituto nazionale, che poi anche ha le varie articolazioni a livello regionale, è l'istituto che si occupa della prevenzione e della protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi fa un'attività di forte prevenzione rispetto a queste tematiche attraverso anche dei finanziamenti, dei bandi. Ad esempio è aperto in questi mesi il famoso bando che ogni anno viene riproposto dell'ISI INAIL, che dà la possibilità agli imprenditori e alle aziende di accedere a dei finanziamenti anche molto ingenti per andare a mettere in sicurezza le proprie aziende, sia dal punto di vista strutturale sia attraverso percorsi di consulenza e di accompagnamento, per esempio ad implementare dei modelli organizzativi chiamati modelli organizzativi 231 e sistemi di gestione sicurezza. E qua entriamo nel dettaglio più tecnico, però proprio per tornare a quanto si diceva all'inizio, cioè che è importante continuare a fare cultura in ambito salute e sicurezza, la formazione sicuramente è uno dei punti centrali, ma lo sono anche tutte le misure organizzative che l'imprenditore può implementare all'interno della propria azienda per cercare di fare in modo che la sicurezza diventi strutturale alla sua organizzazione, attraverso procedure, attraverso istruzioni operative, attraverso regole comportamentali che devono diventare davvero il mantra, il riferimento, il focus di riferimento proprio per le persone e per i lavoratori. Ecco, deve diventare proprio strutturale e organizzativa la sicurezza all'interno dell'impresa. In modo poi che anche le persone possano adottarlo come comportamento permanente, perché tante volte si dice nella distrazione, nella stanchezza, lì c'è l'incidente, ed effettivamente è così, perché se non l'hai fatto come parte del tuo modus operandi, consueto, eccetera, di abitudine, tutto quello che esce dall'abitudine diventa faticoso, per cui quando una persona magari è distratta, stanca o quant'altro, è là capita purtroppo la cosa. Per esempio, rispetto all'INAIL, dal 2008 ad oggi, una volta all'anno, come Conf Cooperative, per esempio, quindi come associazione di categoria in collaborazione sempre con noi come istituto, proprio poi ente strumentale, è dal 2008 che abbiamo una forte collaborazione con l'INAIL regionale, che cofinanzia proprio per la nostra associazione di categoria, ma anche per tutte le altre associazioni di categoria, dei progetti proprio di sensibilizzazione e valorizzazione del tema della sicurezza.
che ovviamente siano progetti ulteriori rispetto all'obbligatorietà. E ad esempio, faccio alcuni esempi di progetti fatti in questi anni e soprattutto per il comparto sociosanitario, a cui anche ha partecipato la cooperativa del collega Cornelio. E abbiamo ad esempio sensibilizzato il mondo delle cooperative sociosanitarie e su tutto il tema ad esempio del rischio aggressioni, che è uno dei rischi... assolutamente sì, pronti soccorsi che hanno avuto problemi... Non solo, ma tutte le case di riposo, le realtà che lavorano anche a contatto con le persone con disabilità, e spesso gli operatori stessi sono in qualche modo, possono essere vittime di forme di aggressività da parte dell'utenza, ma pensiamo anche a tutto ciò che in termini di pandemia ha portato in termini di stress lavoro correlato, per cui abbiamo cercato di indagare questo fenomeno. Le persone sono genericamente diventate aggressive nel mondo della... perché io sapevo il settore sanitario, gli ospedali, i pronto soccorsi che hanno raggiunto dei livelli spaventosi anche di numeri, lei mi dice anche altri ambiti del sociale, per cui è diventato trasversale il problema. Sì, il rischio aggressioni, il rischio proprio stress lavoro correlato che proprio la pandemia ha messo fortemente in evidenza come rischio anche un po' per la salute degli operatori, per cui stiamo cercando di stare a fianco anche a questi lavoratori attraverso percorsi di sensibilizzazione, di formazione, ma anche di supporto psicologico. Questa è un'altra cosa importantissima. Leggo un altro messaggio che è arrivato, poi do la parola al dottore, però siamo... Allora, buongiorno, leggo il titolo della vostra trasmissione e penso che se ci fosse stata più prevenzione nell'azienda di mio marito, forse non avrebbe avuto l'amputazione di un dito. Si può procedere per un ricorso anche dopo 6 anni, scrive Franca. Questa domanda dovremmo rivolgerla a uno dei nostri consulenti e avvocati. Noi lavoriamo sia con i formatori, consulenti, esperti di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche con un'equipe più allargata di professionisti, tra cui anche avvocati, laddove soprattutto l'azienda deve essere seguita, perché ricordiamoci che gli infortuni sui luoghi di lavoro hanno sia la componente quella più sofferente e tragica degli incidenti, hanno anche una componente in termini poi di costi e di processi che l'azienda poi deve sostenere, quindi cerchiamo di affiancare i lavoratori e le aziende attraverso questa equipe multidisciplinare proprio di professionisti. Quindi eventualmente rivolgersi praticamente alla vostra AIRECOP Veneto per avere una consulenza, anche se non è un lavoratore ma non è un'azienda. Sì, 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 quindi in questo caso possiamo fare una richiesta insomma di consulenza a uno dei nostri professionisti, certo. Perfetto, ha dato un sacco di informazioni, un sacco di dettagli, un sacco di aiuti e di supporto anche per le aziende, quindi io adesso vi invito a seguirci, andiamo in pubblicità rapidissimi, però a rivedere anche la puntata sul web in modo da prendere appunti relativamente a tutte le opportunità per ottenere degli aiuti economici per poter fare questi corsi, che però sono peraltro molto molto importanti, magari anche i lavoratori stessi suggerirli al datore di lavoro, all'azienda, per farli, perché anche questa è una cosa importante. Pubblicità.